tutorial voglio farvi vedere come realizzare questo fantastico vestitino top down che io ho chiamato Juliette. Questo perché il filato che ho deciso di utilizzare si chiama appunto Juliette ed è della Miss e della DMC. È un misto di lana, acrilico e alpaca. Precisamente 80% acrilico, 10% lana, 10% alpaca. È un filato sottile, io l'ho lavorato con il 3,5 e con il 4, ma vi posso assicurare che è caldissimo, motivo per cui non sono andata a fare le maniche. Ho preferito lasciare il vestitino uno smanicato. Il colore che ho usato io è il 205, ogni gomitolo è da 100 grammi, misura circa 450 metri. E queste sono le sfumature del colore che ho usato io. Voglio però farvi vedere anche altri due colori, sebbene nel sito Filatiezza i colori disponibili dovrebbero essere 5. Abbiamo lo sfumato dell'oceano, quindi come potete vedere ci sono queste sfumature del blu, ma abbiamo anche quest'altro che invece ha delle sfumature che vanno dal mattone a un rosa molto scuro e quasi diciamo un lilla, quindi un colore molto romantico. Però abbiamo anche altri colori, tipo c'è uno sfumato del grigio e un altro invece con un rosa molto pastello, mettiamola così. Per quanto riguarda il quantitativo, allora, per realizzare questa, che è una taglia S, io ho utilizzato 300 grammi, quindi 3 gomitoli, lavorando con l'uncinetto del 3,5 e del 4. Per una taglia M vi occorrono anche a voi 300 grammi, questo naturalmente se non dovete fare le maniche. Se dovete fare le maniche dovete aggiungere un gomitolo. Perché dico 300 grammi anche per la taglia M? Perché della taglia S io dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato veramente poco, quindi per una taglia M vanno benissimo fare 3 gomitoli. Taglia L invece vi occorrono 4 gomitoli. Naturalmente, ripeto, se dovete fare anche le maniche dovete andare ad aumentare di un gomitolo. Taglia S, se dovete fare delle maniche a tre quarti, allora tre gomitoli vanno bene. Se invece volete fare delle maniche lunghe, allora in questo caso vi consiglio 4 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, come potete vedere qui ci sono delle foglie, non voglio definirle pigne, queste mi ricordano più delle foglie, e poi ci sono queste strisce che sono una variante del punto chevron, sono strisce più larghe alternate a strisce più strette, e mi piace la dualità che si è creato in questo vestito, perché come potete vedere il motivo ha dato delle strisce verticali, mentre il filato dà delle strisce orizzontali e mi piace proprio per questo. Quindi mi raccomando, se decidete di realizzare questo vestitino, mi raccomando, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che è disponibile anche il PDF sul mio, PDF sul mio sito per realizzare il vestitino. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare il nostro vestitino top down, io utilizzerò il filato della DMC linea Juliette. Il colore che ho usato io è questo qui, è del numero 205, ma voglio farvi vedere anche altri colori disponibili sempre sul sito. Questo ha sfumature del celeste e della, scusate, del mare. Questo invece ha sfumature del mattone e del rosa scuro, quasi un lilla, diciamo, un lilla scuro. Allora, io vi farò vedere un piccolo campione, anche perché questo vestitino l'avevo iniziato tempo fa e avevo anche registrato i primi giri, ma non li trovo più. Devo aver cancellato qualche file quando ho fatto un po' di spazio libero nella memoria della mia telecamera. Comunque vi dico questo: io la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 7. Io per realizzare il mio vestito ho montato 112 catenelle. Mi raccomando, per una taglia M, io direi di andare a montare almeno 4 motivi in più rispetto a me, in modo tale da averne poi uno in più per ogni parte. Quindi quando andrete poi a dividere avete un motivo in più sul davanti, uno sul dietro e due sul lato. Per quanto riguarda invece una taglia L, andate a montare 8 motivi in più rispetto a me. Quindi vi ripeto, io ho montato 112 catenelle, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 7 e se non mi sbaglio io quindi ho montato un totale di 16 motivi in orizzontale. Quindi per una taglia M andate a montarne 20, per una taglia L andate a montarne 24. Non allargate troppo le catenelle iniziali, altrimenti lo scollo vi viene troppo grande. Meglio se poi andate a fare degli aumenti dopo in più rispetto a me, invece che andare ad aumentare troppo le catenelle iniziali. Detto ciò, quindi io ho montato un piccolo campioncino, eccolo qui, e vi faccio vedere come andare a lavorare il nostro vestitino, iniziando quindi dal primo giro. Quindi primo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta.
catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. Ah, scusate, io sto lavorando con l'uncinetto del 3,5. Una catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi salto 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, e rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi vado nella terza, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva. Catenella di separazione, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale, che qui avevo la mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia bassissima. E andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte. Una, 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa, vado sopra la seconda maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta. 2 maglie alte nell'archetto di una catenella, una, 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, le chiudo insieme, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi ancora una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di una catenella, una, 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, chiudo insieme. 2 catenelle e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro. Ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il nostro terzo giro e realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, 2 e 3, per un totale quindi di 4 maglie alte, 2 catenelle di separazione, una maglia alta sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, 2, 3, 4, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, una maglia alta sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo, quindi ancora una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, 2, 3, 4, 2 catenelle di separazione, una maglia alta sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo e devo andare a fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 2 catenelle, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima.
Quarto giro, andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e faccio una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e vado a fare di nuovo una maglia alta non chiusa. Le chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la prima delle 4 maglie alte, realizzo una maglia alta non chiusa, vado alla maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, le chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle di separazione e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra la prima maglia, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, un'altra maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, le chiudo insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, le chiudo insieme. 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, vado a fare 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa. Vado dove ho le altre 2 maglie alte chiuse insieme e faccio un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo insieme. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra le prime 2 maglie alte, una maglia alta non chiusa sopra la seconda, il secondo gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme. Le chiudo insieme, 2 catenelle di separazione e vado a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Facciamo ancora un'ultima volta insieme. Vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta, le 2 maglie alte successive, chiudo le 2 maglie alte, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, catenella di separazione, rientro dentro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle e ricomincio da capo. Vado a fare questo quindi per tutto il mio quinto giro. Sto terminando il quinto giro, ho fatto le 2 catenelle, vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima. Sesto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una successiva 2. Entro nell'archetto di una catenella andando a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, 2 catenelle di separazione e si ricomincia da capo. Quindi andiamo a fare una maglia alta sopra le 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, e rientro 2.
entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, e rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, due catenelle di separazione e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra le due maglie alte chiusi insieme, due catenelle di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, due maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due, due catenelle di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il sesto giro, ho fatto le due catenelle, entro nella terza catenella iniziale, vado a fare una maglia bassissima. Settimo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro nella maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre. Entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due e tre, catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, catenella di separazione, rientro nell'archetto un'altra maglia alta, una maglia alta su ciascuna delle tre maglie alte, quindi una, due, tre, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Facciamo ancora una volta insieme, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, tre, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Vado a fare questo quindi per tutto il mio settimo giro. Sto terminando anche il mio settimo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, catenella di separazione, e adesso andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, le chiudo insieme, una maglia alta sulle successive due maglie alte, una, due, una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, catenella di separazione, rientro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, due maglie alte, una sopra ognuna delle due maglie alte, quindi una, successiva, due, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, le chiudo insieme, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Ora, come potete vedere, io qua mi sto allargando, qui ho smesso di fare gli aumenti, per questo giro e quello successivo lo faremo uguali, poi io vi dirò come fare a fare ancora aumenti per le taglie più grandi. Quindi andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta,
una maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, chiudo insieme, una maglia alta sopra ognuna delle due maglie alte successive, quindi una, due. Sono arrivata all'archetto e quindi vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta su ognuna delle successive due maglie alte, quindi una, due, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, le chiudo insieme, catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta. Entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, le chiudo insieme, una maglia alta sopra ognuna delle due successive maglie alte, quindi una, due. Entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sulle successive due maglie alte, una, due, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudo insieme, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto terminando anche l'ottavo giro, faccio la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, vado nella successiva e realizzo un'altra maglia alta, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra le successive due maglie alte, catenella di separazione, vado a fare una maglia alta non chiusa sopra le prime due e sopra le due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, le chiudo insieme, una maglia alta sopra le successive due maglie alte, una, due. Entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sulle prime due maglie alte, una, due, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, chiudo insieme le due maglie, catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due. Entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due. Catenella di separazione e di nuovo una maglia alta non chiusa sopra le prime due maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, le chiudo insieme, due maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due. Vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, due maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, le chiudo insieme, catenella di separazione e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due. Entriamo nell'archetto e facciamo una maglia alta, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta,
una maglia alta sopra ogni maglia alta, catenella di separazione, e andiamo a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia sopra le due maglie alte chiuse insieme, scusate, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, chiudiamo insieme, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una, due, entriamo nell'archetto e facciamo una maglia alta, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta, una maglia alta sulle successive due maglie alte, una, due, una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme, le chiudiamo insieme, catenella di separazione, e facciamo questo per tutto il nostro nono giro. Sto terminando anche il nono giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e vado a fare il mio decimo di giro. Il decimo giro è quello che andrò sempre a ripetere. Ora io nella mia maglia qui non ho più bisogno di fare aumenti, ma vi faccio vedere come andare a fare aumenti. Gli aumenti, mi raccomando, io fossi in voi li farei soltanto in questa maglia, in questa striscia più larga. Se però dovete fare più aumenti, quindi non solo un aumento ma dovete farne almeno due, allora vi consiglio di fare un giro dove gli aumenti li andrete a fare nella striscia più larga e un altro aumento dove andate a fare nella striscia più piccola, in modo tale che non ci sia troppa differenza fin da subito tra la striscia più larga e quella più piccola. Io adesso vi farò vedere naturalmente come faccio io il giro, però lo continuo un attimo facendovi vedere invece come fare per gli aumenti, che è semplicissimo. Allora, quindi diciamo che comunque questo decimo giro inizia uguale per tutte. Quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. Una maglia alta sopra la maglia alta. Catenella, e vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra la penultima maglia alta. Una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, chiudo insieme, catenella di separazione, vado nella striscia più grande, di nuovo una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda maglia alta, le chiudo insieme, una maglia alta sopra ognuna delle tre maglie alte, scusate, delle due maglie alte. E mi trovo nell'archetto di una catenella. Ora vi faccio vedere, io non devo fare aumenti, quindi vado a fare maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta e vado a fare poi le mie due maglie alte, quindi una, due, e di nuovo maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, sopra la penultima maglia alta, maglia alta non chiusa dove ho le due maglie alte chiuse insieme e le chiudo insieme. Questo è per chi come me non deve fare più aumenti. Per chi invece deve fare degli aumenti, ritorno prima di entrare nell'archetto, quindi ho fatto le due maglie alte, prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare due maglie alte, una e rientro due, catenella di separazione e rientro altre due maglie alte, una e rientro due, e poi di nuovo normale. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, sopra le prime due maglie alte, una maglia alta non chiusa sopra la penultima e una maglia alta non chiusa sopra le due maglie alte chiuse insieme. Le chiudo insieme, catenelle, ricomincio da capo e quindi vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la seconda e le chiudo insieme. Maglia alta sopra la maglia alta. Entro nell'archetto maglia alta, catenella di separazione e rientro maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva. Catenella di separazione e ricomincio da capo. Andando a fare sempre le mie prime due maglie alte non chiuse, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Ora, quando avete fatto questo aumento, nel giro successivo tornate normalmente a fare due maglie alte chiuse insieme,
una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte e nell'archetto ritornate a fare una maglia alta, catenella di separazione, di nuovo una maglia alta. Quindi questo lo dovete fare solo se dovete aumentare. Se basta fare un giro di aumenti, va bene così. Se dovete aumentare ancora, come vi dicevo, non aumentate di nuovo qui, ma andate ad aumentare da questa parte e facciamo sempre la stessa cosa. Si fanno sempre due maglie alte chiuse insieme all'inizio, una maglia alta sopra le maglie alte restanti e nell'archetto invece di una maglia alta, catenella e maglia alta andiamo a fare due maglie alte, catenella e due maglie alte. Poi di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta e le due maglie alte chiuse insieme. Quindi io come vi ho detto però non devo andare a fare più aumenti, quindi lavorerò senza fare aumenti fino ad arrivare a mettere i marcatori, quindi agli scalfi. E naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare. Ma da qui mi ricordo che ho fatto pochissimi giri, infatti mi sembra, che lo dico subito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, in effetti ne ho fatta soltanto altri due, quindi mi sono fermata al 12° giro. Però mi raccomando, le taglie più grandi per una taglia M dovete arrivare almeno al 14°, 15° giro, per una taglia L dovete arrivare almeno al 18°, se non anche 19° giro. Mettete sempre i marcatori e andate a provare. L'unica cosa, mi raccomando, non andate ad allargare troppo la lavorazione, altrimenti poi le maniche vi vengono troppo a buffo, mettiamola così. Quindi cercate bene di gestire gli aumenti. Secondo me per una taglia M un aumento in più basta, mentre per una taglia L andate a fare almeno due aumenti in più. Detto ciò, io continuo quindi la mia lavorazione e poi continueremo a vedere come andare a lavorare. Allora, io dopo che ho fatto l'ultimo aumento ho ripetuto il giro per altre 3 volte, quindi dall'ultimo aumento ho ripetuto il giro 3 volte. In totale quindi ho 12 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 giri. E come l'altezza per me va bene per poter mettere i marcatori. Per le taglie più grandi, oppure anche se siete una taglia S ma avete le spalle più grandi, se siete una taglia S e avete una spalla più grande, vi consiglio di fare soltanto uno, massimo due giri in più. Per una taglia M arrivate almeno a 15-16 giri, per una taglia L anche a 18 giri. Per mettere i marcatori, io sono andata a contarmi le mie strisce più grandi di maglie alte. Quindi vedete, qui ho quella grande, qui ho quella piccola e ne ho messi 5 davanti, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 dietro, 1, 2, 3, 4 e 5, ma non le ho fatte combaciare. Ricordate che noi abbiamo comunque una striscia. Una striscia grande alternata a quella piccola. Quindi, che ho fatto? Quando sono andata a mettere qui il mio marcatore, io ho contato 3 strisce grandi, quindi una, due, tre, 3 strisce piccole, una, due, tre. Quindi mi trovo striscia piccola, striscia grande, striscia, scusatemi. Mi trovo striscia piccola, striscia grande, striscia piccola, striscia grande, striscia piccola, striscia grande. Quindi vedete, qui ho iniziato con la piccola, ho finito qui con la, scusate, non si vedeva, ho finito qui con la grande. Quindi ripeto, quando andate a mettere il marcatore e andate per le maniche, io ho messo 3 strisce di grandi e 3 strisce piccole. Per una taglia M dovete andare a mettere 4 grandi e 4 piccole, per una taglia L 5 grandi e 5 piccole. Se iniziate con quella piccola da quest'altra parte dovete finire con quella grande. Stessa cosa da quest'altro lato. Io ho iniziato con la grande, quindi finisco dietro con la piccola. In questa maniera noi quando andremo a lavorare qui avremo sempre l'alternanza striscia grande e striscia piccola, perché come potete vedere qui dietro ho la striscia piccola e poi la striscia grande. Qui invece ho terminato con la striscia grande, quindi dietro mi trovo con la striscia piccola. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare il nostro corpo della maglia. Allora, quindi vado a lavorare normalmente il mio giro. Io qui ho il mio primo marcatore, però come potete vedere devo andare a lavorare normalmente prima la parte dietro e la parte avanti. Quindi vado a lavorare normalmente il mio giro. Quindi vado a fare le mie 2 catenelle, che sono la mia prima maglia alta non chiusa, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta non chiusa e sopra la maglia alta e chiudo insieme. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, rientro
e di nuovo vado a fare una maglia alta sopra le prime due maglie alte. Quindi sto andando a lavorare normalmente il mio giro. Vi farò vedere come fare per arrivare al giro successivo, cioè al secondo marcatore, visto che il primo noi ce l'abbiamo qui e lo utilizzeremo quando andremo a chiudere il nostro giro. Quindi lavoriamo normalmente il nostro giro fino ad arrivare al marcatore. Vi farò vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Allora, sto arrivando al marcatore. Come vedete, sto facendo la striscia piccola. Devo andare a fare le ultime due maglie alte chiuse insieme, quindi la prima e la seconda, e chiudo insieme. Catenella di separazione, quindi salto tutto e vado direttamente dopo il marcatore dove ho la mia striscia grande di maglie alte. Quindi entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa e continuo così, quindi di nuovo a lavorare normalmente il mio giro. Posso già togliere il marcatore in questa maniera, eccoci qua, quindi la manica è fatta. Quindi posso andare a continuare a lavorare il mio lavoro fino ad arrivare al primo marcatore, che era quello che avevamo saltato, in modo tale che vi farò vedere come chiudere il giro e poi come continuare la lavorazione. Ok, sto terminando il mio giro, quindi sono tornata al primo marcatore. Di nuovo sto terminando la mia striscia più piccola di maglie alte, quindi vado a fare le mie ultime due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Catenella di separazione, vado direttamente dove le due maglie alte chiuse insieme dell'inizio e chiudo la mia lavorazione. Quindi tolgo anche questo secondo marcatore e posso andare a lavorare quindi il corpo della mia maglia, lavorando sempre questo giro. Mi raccomando, per chi deve andare a fare. Ho terminato di lavorare la lunghezza del mio vestito. Allora, vi dico già che io fino ai 29, scusate, ai miei 28 giri ho lavorato con uncinetto del numero 3 e mezzo. Dal 29 fino al 38 al 38esimo giro, quindi diciamo un totale di 11 giri, ho lavorato con il numero 4 e poi dal 39esimo giro ho fatto i miei aumenti, lavorando gli ultimi 19 giri appunto con questo aumento che ho fatto però solo al 39esimo giro. Vi ricordo, l'aumento va fatto soltanto nella striscia più grande e all'interno dell'archetto di una catenella. Invece che andare a lavorare una maglia alta catenella maglia alta, si vanno a lavorare due maglie alte catenella due maglie alte. Quindi io ho preferito fare questa sorta di aumento, perché vedete così la striscia aumenta ma non si nota lateralmente, e l'ho fatta solo nelle strisce larghe. Io ho fatto soltanto un aumento, però come vi ho detto all'inizio del video potete fare più di un aumento. Quindi ripetiamo, allora da sotto al braccio fino al 28esimo giro io ho lavorato con il 3,5, dal 28esimo al 29esimo al 39esimo ho lavorato con il 4 e gli ultimi 19 giri sono andata a farli appunto sempre con il 4, ma al 39esimo giro sono andata a fare il mio aumento, quindi due maglie alte catenella due maglie alte all'interno della catenella di un all'interno dell'archetto di una catenella, solo però nelle strisce più larghe. Quindi io non farò alcun tipo di bordino, ho deciso di non fare le maniche, quindi la nostra lavorazione è terminata.